a tutti, benvenuti, scusate, in questo video volevo mostrarvi come ho realizzato questo trucco che indosso adesso. Voglio dirvi che l'ho fatto molto velocemente e molto, molto. Cioè, non è un trucco pensato perché mi è venuto sul momento, quindi ve lo voglio mostrare. Però prima di mostrarvelo vi voglio mostrare appunto i prodotti che ho utilizzato. Allora, ho utilizzato questi due correttori in combo, rispettivamente questo di Kiko, quello aranciato, e questo qui della Max Factor in Master Touch, che come sapete non è la mia combo preferita di prodotti. Per settare tutto ho usato questa cipria di Mio dalla Face Compact Powder, questa qui che ho comprato al negozio che ho aperto l'anno scorso in un centro commerciale vicino casa, che si chiama Cipria Makeup. Questa cipria è buonissima, è molto buona, molto coprente, ma prima o poi vi farò una recensione anche di questa cipria, che è davvero molto, forse ve l'ho già fatta, non lo so, nel caso ve la metto nelle schede qua in alto. Andiamo avanti, proseguiamo con, ho usato solo due prodottini, proprio due prodottini, due ombretti, che sono rispettivamente questo duo dell'Avon, questo duo dell'Avon, questo verde e questo bianco. E poi ho voluto fare un esperimento che voi non vedrete in questo video. Sono andato a utilizzare come eyeliner questo ombretto della Deborah, non credo, della, ah, pure waterproof, della Deborah Milano, che è questo colore qui. Quindi adesso vi lascio il video, finalmente, dopo tante chiacchiere, e ci vediamo dopo. Ciao ciao!
In questo video avete visto solo la parte degli occhi, cioè solo la parte dell'applicazione degli ombretti, perché come al solito per applicare il correttore ci metto un sacco di tempo, quindi preferisco farla off camera piuttosto che fare un video lungo 6 metri e poi doverlo tagliare. Quindi preferisco direttamente farla off camera. E la parte dell'eyeliner, anche quella non la vedete perché mi è venuta in mente dopo, quindi vedrete soltanto l'applicazione degli ombretti. Poiché mi sono dimenticata appunto l'eyeliner che devo tirarne fuori un nuovo, vabbè, fa niente. Poiché mi sono appunto dimenticata di tirare fuori l'eyeliner nuovo, ho deciso di fare una prova con questo ombretto qui della Deborah Milano, che però appunto, come dicevo prima, voi non vedete perché l'ho fatta off camera, mi è venuto in mente quando avevo finito di girare quella parte del video. Spero che il trucco vi sia piaciuto e spero sia stato facile sia facile da replicare. Secondo me è molto semplice da replicare, anche perché sono pochi passaggi e sono quelli che faccio di solito. Quindi è abbastanza semplice da replicare. Come al solito non obbligo nessuno a fare il mio stesso trucco. Come potete scegliere gli ombretti che volete. Io ho scelto in questo caso questa palettina perché c'era dentro il verde. Appunto, come sapete, il verde è il mio colore preferito. Prima di salutarvi, però, vi ricordo di seguirmi sui miei social. I link li trovate nella schermata prima della sigla finale. Passate a dare un'occhiata anche sul mio blog, che di recente ho aggiunto un post. Spero che questo video vi sia piaciuto. Appunto, se vi è piaciuto, mettete mi piace. Se lo volete condividere, condividetelo. Se invece non siete ancora iscritti, vi invito a iscrivervi. Questo è tutto per questo video. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!